body Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Chiacchiere Caffè, il contenitore di Telechiara che ogni giorno puntualissimo vi tiene compagnia dalle ore 13.30. Con oggi inizia la nostra rubrica L'Avvocato risponde. Ogni settimana infatti tantissime questioni legali da discutere con un avvocato presente in studio. Quest'oggi ho il piacere di avere l'avvocato Giuseppe Scuglia, buongiorno avvocato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori di Telechiara. Che collabora presso lo studio Domenichelli di Padova. Allora, innanzitutto eh, partiamo. Lei è un avvocato amministrativista accanto ai ben più noti civilisti e penalisti ci sono anche gli avvocati che si occupano di diritto amministrativo. Ci sono questo. anche gli avvocati che si occupano di diritto amministrativo, ehm, infatti Ognuno, i cittadini di solito, quando pensano all'avvocato, eh, fanno riferimento soprattutto alla figura del civilista e del penalista. Quindi, cosa sarà mai questo, questo... questo amministrativista? <ride> ecco, diciamo così, per far comprendere al meglio ai nostri telespettatori, che l'avvocato amministrativista interviene ogni qualvolta c'è una pubblica amministrazione. Quindi quando si tratta di tutelare il cittadino privato nei confronti della pubblica amministrazione, oppure quando. L'avvocato è chiamato a difendere le posizioni della pubblica amministrazione, dei comuni, delle regioni, eh, de, de, delle amministrazioni in genere. Insomma. Ecco, quindi io, cittadino, posso aver bisogno di un amministrativista ogni qualvolta la mia controparte è una pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione, o meglio, per essere più precisi, ogni qualvolta l'amministrazione eserciti un pubblico potere che incide nella sfera giuridica, patrimoniale o dei diritti personali di un cittadino. Ecco, a questo punto allora, sono curiosa, cioè, il processo amministrativo eh, dove si svolge, con che tipo di giudice, perché eh, noi siamo abituati magari alle serie tv che ci fanno vedere questi grandi processi americani e uno poi si chiede ma eh, l'avvocato amministrativista eh, dov'è che va, dov'è il procedimento amministrativo? L'avvocato amministrativista patrocina davanti ai tribunali amministrativi regionali in primo grado. Sono dei tribunali che appunto hanno sede in ogni capoluogo di regione. Qui in Veneto il tribunale amministrativo regionale è a Venezia e poi in secondo grado a Roma presso il Consiglio di Stato. E tutte le sentenze dei Tribunali amministrativi vengono appellate in secondo grado davanti al Consiglio di Stato. Il i, I giudici del Tribunale amministrativo eh, regionale, a differenza del giudice penale e del giudice civile, non eh, decidono mai in, diciamo così, in funzione come giudice monocratico, uh -huh. perché è sempre un giudice collegiale. Cioè, eh, ogni volta è chiamato a decidere su una controversia tra un privato e una pubblica amministrazione o tra due pubbliche amministrazioni, sono tre i giudici. Ah, ad emettere la sentenza. Ho capito. E prima parlavamo di Consiglio di Stato. Tutti gli amministrativisti possono poi appellarsi presso il Consiglio di Stato o solo alcuni hanno l'abilitazione per? Allora, tutto, Innanzitutto tutte le sentenze eh, dei Tribunali amministrativi regionali entro determinati termini previsti dalla legge sono appellabili davanti al Consiglio di Stato. Naturalmente non tutti gli avvocati possono patrocinare presso le giurisdizioni superiori e il Consiglio di Stato è una giurisdizione superiore ma um, occorre almeno un numero minimo di anni di esercizio della professione che mi sembra essere 12 anni. Oppure eh, l'avvocato che voglia anticipare la possibilità di poter accedere al patrocinio presso le alte giurisdizioni può sostenere un esame che, eh, che allora in, questo si caso tiene, in questo caso fornisce l'abilitazione ecco, eh, naturalmente c'è un'eccezione perché se non sbaglio i professori universitari che non abbiano i 12 anni di esercizio della professione forense possono comunque possono già, già patrocinare al Consiglio di Stato. Ecco, eh, una cosa spesso sui giornali leggiamo diritto privato della pubblica amministrazione mi spiega un po' che cosa sì. vuol dire perché confesso che spesso lo leggo e dico boh, allora visto che oggi o Lei ospite ne approfitta. Esatto, questa è una domanda molto interessante che ci consente di chiarire ai nostri telespettatori le modalità di azione della pubblica amministrazione. Allora, ci sono dei casi, e sono la ma maggior parte, in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio di un pubblico potere. Quindi eh, c'è una norma che attribuisce un determinato potere alla pubblica amministrazione che produce determinati effetti sulla sfera giuridica di un cittadino e in questo caso la pubblica amministrazione esercita un potere. Pensiamo per esempio al potere di espropriare un bene di un cittadino oppure eh, al potere di autorizzare eh, la realizzazione della propria casa di abitazione. E in questo caso, appunto, l'amministrazione agisce nell'esercizio di un pubblico potere. Ci sono casi invece in cui l'amministrazione agisce come un privato cittadino, perché anche essa è soggetto, eh, soggetto che ha bisogno di acquisire beni e servizi. E quindi, eh, se per esempio la pubblica amministrazione deve. Prendere in locazione un bene agisce come fosse, agisce un, come privato, fosse un privato quindi. e quindi stipula un contratto di locazione con un determinato soggetto, anche se poi sono previste delle particolari forme che la pubblica amministrazione deve rispettare, perché quando, anche quando agisce come un soggetto privato, comunque impiega risorse pubbliche, quindi risorse di tutti, ma si muove come un privato. Si muove cittadino. come fosse un privato. E allora anche in questo caso intervenite voi, presuppongo. Sì, anche se è un settore un eh, po' collaterale perché. In viene in rilievo più il diritto civile, ma anche in questo caso interviene un avvocato, interviene un avvocato amministrativista. amministrativista. L'avvocato amministrativista di solito interviene anche quando i dipendenti pubblici, nell'esercizio della propria funzione, possono essere chiamati a rispondere presso la Corte dei Conti di responsabilità erariale. Quindi c'è un giudizio collaterale eh, al, al, giudizio, al giudizio amministrativo e, eh, che si svolge presso la Corte dei Conti, allora quando un pubblico dipendente, proprio perché utilizza risorse pubbliche le utilizza male e allora quindi può essere chiamato, chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti. Ecco, mi ha nominato Corte dei Conti, un flash cos'è la Corte dei Conti? Ecco, Proprio la, un flash la Corte dei Conti è un altro organo giurisdizionale previsto dalla nostra Carta Costituzionale che si occupa appunto tra le altre cose di giudicare sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici oltre ad avere giurisdizione in materia di pensione dei dipendenti pubblici e oltre a eh, esercitare l'attività di Controllo sugli atti della pubblica amministrazione, mh, ad esempio c'è il cosiddetto controllo di gestione sui bilanci degli enti locali e della, e della regione, si occupa anche della responsabilità erariale. Quindi riassumendo gli organi con cui avete a che fare voi amministrativisti sono abbiamo detto i TAR, il Consiglio di, di Stato e Stato, la Corte ma, anche, ma anche seppur in misura minore, i tribunali ordinari e quindi le corti d'appello e le corti di Cassazione. Ma la nostra specializzazione è, è il patrocinio eh, davanti al TAR. Davanti altare ho capito e adesso Domanda un po' personale, però mi tolga questa curiosità: che cosa l'ha spinta tra le tante specializzazioni che ci sono in diritto a scegliere proprio questa, che forse sembra una specializzazione più di nicchia, un po' meno famosa rispetto alle altre, perché uno magari pensa al penalista in toga e questo aspetto del diritto viene un po' sottovalutato? No, ecco, anche gli amministrativisti usano, usano la toga. La toga. Usano <ride> Abbiamo la toga... <ride> un mito allora. <ride> Quando c'è l'udienza pubblica davanti al al Consiglio di Stato, anche ad indossare, ad indossare la toga ecco, udienza pubblica perché c'è anche quella privata no, l'udienza pubblica vuol dire l'udienza di merito in cui si decide del merito della controversia, uh -huh. poi ci sono anche udienze in camera di consiglio a cui non può accedere appunto il pubblico perché non sono pubbliche, in cui spesso si discute delle misure cautelari che vengono richieste eh, dai privati quale potrebbe essere per esempio la, la, la richiesta di sospensione di un, un provvedimento amministrativo o un ordine di demolizione, il privato chiede al TAR di sospende intanto gli effetti effetti della demolizione prima di decidere nel merito la legittimità o meno del provvedimento emesso dall'amministrazione. E quindi anche voi in udienza pubblica con la toga esattamente la toga. come quella dei Come penalisti. I penalisti. <ride> ecco, allora, eh, che cosa l'ha spinta a scegliere, dicevamo, prima di specializzarsi in diritto amministrativo? Ma, mm, è stata sempre una branca del diritto che mi ha appassionato, è proprio l'idea che ci sia un soggetto che è la pubblica amministrazione che ha il potere di emanare provvedimenti che incidono sulla uh, sfera giuridica dei cittadini, mi ha, è stato questo l'aspetto che mi ha, che che ha appassionato. Potere che eh, dall'altro lato va esercitato con le corrette forme, sempre nel perseguimento del pubblico interesse. Quindi anche questo aspetto che l'amministrazione deve agire sempre per finalità di carattere generale. E mai, e mai private, eh, mi ha convinto a... Quindi voi siete un po' diciamo coloro che tutelano eh, la correttezza della pubblica amministrazione sì. nei confronti dei cittadini? Sì, ma eh, tuteliamo, tuteliamo sia eh, la correttezza dell'azione della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, ma sia gli interessi stessi dell'amministrazione della eh, con un'attività di supporto per il perseguimento al meglio del pubblico interesse. Ecco, a questo punto magari mi metto anche nei panni di chi guarda da casa, che pubblica amministrazione è un concetto eh, tanto ampio che magari uno sì. si rivolge a voi eh, non sapendo bene da chi andare, come, cioè magari forse c'è anche un po' un clima di incertezza, cosa devo fare in questo caso, non so se l'ha riscontrato nei suoi clienti. No, 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 non abbiamo mai riscontrato il cliente quando ha un problema di, di diritto amministrativo sa che la rivolge il sistema, conosce, anche perché spesso sono, mh, sono anche operatori del set, del settore. di vari settori economici che hanno, che hanno spesso occasione di avere rapporti Quindi con magari la pubblica anche amministrazione, è tutto sì. Prospettato sì. Anche pensiamo per esempio alle imprese di costruzione o alle società che partecipano alle pubbliche gare e poi anche ai privati cittadini che insomma si... Sì, che magari qualche problemino lo lo possono, possono avere. avere. Ecco, una curiosità, eh, voi qui in Veneto quanti siete come amministrativisti? Ecco, a conferma di quello che dicevamo prima, che siamo mh, una, una nicchia. nicchia <ride> e credo che su un totale di 10.000 uh, avvocati nel Veneto solo 300 o, mh, o 400 si occuperanno in modo mh, si occupano in modo continuativo di diritto amministrativo. Perché eventualmente magari anche gli altri che fanno civile possono eventualmente. No, mh, Ogni avvocato, ha una sua... no, ogni avvocato può occuparsi in teoria di, di tutto. Naturalmente poi mh, deve rispondere a, al dovere di competenza, cioè se assume un incarico deve essere competente a farlo. Allora sono cambiati i tempi, non è più come tantissimi anni fa che si trovava l'avvocato che faceva, faceva tutto, che faceva dal penale all'amministrativo e al civile. E adesso ci sono le specializzazioni si tende ad andare verso, ad andare verso le, Anche perché le problematiche che si presentano sono talmente ampie e, e talmente delicate che è impossibile far tutto e saper tutto. Che poi so che voi avvocati siete anche tenuti a un dovere di aggiornarvi continuamente, sì, il discorso dovere, dei crediti formativi. Sì, è un dovere deontologico di aggiornamento che c'è è imposto eh, dall'ordine. Dall ecco, e quindi 300 avvocati in tutto il Veneto, un po' pochini? No, rispetto al contenzioso che c'è non sono, non sono pochi, sono sufficienti. Ecco, allora visto che oggi abbiamo qui l'avvocato Giuseppe Scuglia, io ne approfitto per lanciarvi da oggi parte la nostra rubrica L'Avvocato Risponde. Io ho raccolto un po' di domande, di casi pratici che adesso andremo a discutere con l'avvocato. Se anche voi avete una qualche questione, non solo di diritto amministrativo, perché andremo ad affrontare un po' tutte quante le varie specializzazioni nel, nel corso del nostro Chiacchere Caffè, dovete semplicemente mandarci una mail a chiaccherecaffè.itelechiara.it. Io vi lascio per pochissimo al termine della pubblicità qui ancora a Chiacchere Caffè. A tra poco. Bentornati a Chiacchere Caffè. Oggi, rubrica L'Avvocato risponde. Abbiamo il piacere di avere l'Avvocato Giuseppe Scuglia che si occupa di diritto amministrativo. Io ho raccolto una serie di quesiti che mi sono stati proposti e adesso andrò a girarli all'Avvocato per avere una soluzione pratica ai problemi dei cittadini. Allora, Avvocato, partiamo dal primo. Qui si parla di un proprietario di un'area a destinazione agricola in un comune della provincia di Venezia che vuole realizzare in quest'area la sua casa di abitazione. Il comune gli ha negato l'autorizzazione opponendo la circostanza che non è un imprenditore agricolo. E il nostro amico da casa ci chiede quali sono i possibili rimedi a sua disposizione. Eh. Purtroppo in una situazione del genere il nostro telespettatore non ha nessun rimedio perché? perché attualmente la legislazione vigente in materia di edificabilità in zone agricole, vigente nella Regione Veneto, è molto restrittiva sulla possibilità di edificare. Perché il legislatore regionale ha ritenuto di dover prestare grandissima attenzione al tema dell'edificabilità delle zone agricole. Tutti conosciamo, soprattutto in una regione come il Veneto, il problema del, diciamo dell'erosione del terreno agricolo, a cui qualcuno, qualcuno addebita anche eh, diciamo così, la, i, fenomeni, i fenomeni alluvionali che abbiamo avuto, che abbiamo avuto recentemente, l'acqua non drena bene perché c'è una eh, grossissima cementificazione e quindi il legislatore si è preoccupato di tutelare, di tutelare la funzionalità delle zone agricole, cioè le zone agricole sono, devono essere evocate all'agricoltura, per questo ha dettato una disciplina molto dettagliata e molto restrittiva in materia di edificabilità in zone agricole e quindi in Veneto l'edificabilità nella zona agricola è demandata esclusivamente all'imprenditore agricolo. Sulla base di un piano aziendale. Cioè chi vuole, l'imprenditore agricolo che vuole edificare in zona agricola deve dimostrare attraverso un piano aziendale che effettivamente la uh, realizzazione dell'immobile, sia esso destinato ad abitazione o sia uh, esso destinato a, a altre finalità agricolo-produttive, deve rispondere alle effettive esigenze dell'agricoltura. Altrimenti il privato cittadino non può, non può, non può in edificare in zona nulla. agricola, no. Purtroppo, purtroppo no, proprio perché eh, c'è questa attenzione alla tutela, alla tutela, alla tutela, alla tutela delle del zone. Non solo non è sufficiente essere eh, imprenditore agricolo, ma addirittura l'azienda agricola deve avere dei requisiti minimi, quindi eh, dei requisiti minimi sia di, 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 di reddito e dei requisiti di unità lavorative, unità lavorative occupate, adoperate. addirittura ci deve essere un minimo, mi sembra, di unità lavorativa occupata. Benissimo, allora abbiamo risposto al nostro primo telespettatore, poi abbiamo un altro quesito che ce lo pone Giovanni. Ho acquistato circa un anno fa un, un appartamento con mansarda ricavata nel sottotetto. Recentemente ho ricevuto una comunicazione da parte dell'ufficio tecnico comunale che contesta la realizzazione della mansarda in contrasto con il permesso di costruire rilasciato. In particolare l'ufficio rileva che tale spazio non potrebbe essere adibito ad uso abitativo. Trattandosi di un locale accessorio, il mio venditore è anche costruttore dell'immobile e mi ha sempre assicurato invece che la mansarda è certamente abitabile. Cosa può fare Giovanni? Ecco, questo è un bel problema, è un caso. Uh... Di, pres di, abuso, di presunto abuso edilizio di cui spesso sentiamo parlare nella nostra regione. Presumibilmente, da quello che riesco a comprendere dalla domanda sottopostaci eh, da Giovanni, mi pare che eh, lui abbia acquistato un appartamento che abbia eh, delle deformità nel locale sottotetto. O meglio, sì, lui locale... parla di mansarda ricavata nel, nel sottotetto. sottotetto, o meglio, il, eh, probabilmente il locale sottotetto è stato autorizzato. Mh, dal comune in sede di rilascio del titolo edilizio del permesso di costruire come locale accessorio e quindi non abitabile e invece è stato reso abitabile con il ricavo di una volumetria, di una volumetria aggiuntiva. Quindi evidentemente c'è una difformità tra quello che è stato autorizzato dagli uffici comunali e quello che invece è stato in concreto realizzato dal costruttore o o da Giovanni anche se mi pare di capire che è stato... No, no, perché dice che il venditore che il... è anche costruttore dell'immobile gli ha sempre assicurato che la mansarda è certamente abitabile. Ecco, quindi c'è un abuso edilizio e l'amministrazione comunale ha il dovere di, eh, di avviare un procedimento sanzionatorio che porterà alla, a, al ripristino della situazione eh, autorizzata. Cosa può fare in questo caso eh, il nostro telespettatore? Ha eh, due vie. Innanzitutto può oh, provare a una regolarizzazione del proprio immobile eh, in via amministrativa. Mi spiego, può chiedere, può presentare presso i competenti uffici comunali una eh, domanda di sanatoria edilizia. Eh, se l'amministrazione, qualora ricorrono i presupposti, rilascia il provvedimento di sanatoria, l'immobile è regolarizzato. Purtroppo, venga, purtroppo per Giovanni perché venga rilasciato il provvedimento di sanatoria occorre che ci sia quella che in gergo si chiama la cosiddetta doppia conformità urbanistica ossia eh, l'abuso deve essere sostanzialmente formale: nel senso che è vero che ehm, il locale sottotetto è stato adibito ad abitazione senza una previa autorizzazione, ma è necessario che le norme comunali consentissero la realizzazione di un locale abitabile nel sottotetto, nel sottotetto sia quando l'abuso è stato realizzato, sia nel momento in cui viene rilasciato il titolo in sanatoria. E se c'è questa doppia conformità l'ufficio tecnico del comune può rilasciare, può rilasciare sicuramente rilasciare. il provvedimento in sanatoria, altrimenti eh, l'abuso va ripristinato. Qui adesso non, bisognerebbe studiare un po' le norme comunali, però possiamo dire che il ripristino può andare o eh, appunto del ripristino fisico e quindi dalla demolizione di quello che è stato abusivamente realizzato oppure a seconda che se l'abuso abbia un'entità eh, diciamo così lieve con una sanzione amministrativa pecuniaria. Spesso si tratta di, di sanzioni molto, molto onerose per il privato perché mh, sono parametrate sul valore del bene realizzato dell abusivamente, no, della parte realizzata abusivamente. abusivamente. Adesso non entro in tecnicismi ma eh, i criteri sono questi. In questo eh, caso che però Giovanni ci ecco, fa notare che il venditore gli ha sempre ecco, assicurato. Questo sempre, è un altro ah, aspetto interessante, se è vero quello che dice Giovanni, naturalmente Giovanni oltre a poter tentare la regolarizzazione del proprio immobile ha comunque un'azione, questa di, eh, tipicamente civilistica, nei confronti del proprio, del proprio venditore e quindi eh, potrà agire in sede civile davanti a un giudice ordinario eh, per chiedere il risarcimento dei danni ed eventualmente poi dipenderà dal caso specifico o la risoluzione del contratto o l'annullamento se, se ci sono i presupposti dell'annullamento o addirittura eh, l'annullità se ne ricorrono i presupposti, però mh, la domanda è generica, e bisognerebbe quindi, avere no, più dati per più capire dati qual è l'azione per... migliore. insomma. Ecco, e prima lei mi aveva citato, parlando sempre di pubblica amministrazione, l'espropriazione. Ecco, io qui ho proprio anche una domanda Beh. riguardo a questo. Qualche giorno fa mi è stata comunicata l'espropriazione di un terreno edificabile di mia proprietà, su cui il comune intende far transitare una nuova strada. Prima di tale atto non avevo ricevuto nessuna comunicazione da parte del comune, se non circa dieci anni fa una lettera con cui venivo informato dell'approvazione del progetto della strada che avrebbe dovuto transitare sulla mia area. Inoltre nel decreto viene quantificata un'indennità di esproprio a, a mio favore in una misura che ritengo insufficiente. Qui il nostro telespettatore ci dice che gli riconoscono 15.000 euro, 15 euro circa per un'area di oltre 1000 metri quadrati. In questo caso. Quindi, circa 15 euro al metro quadro. Ecco, Beh, questo questo caso... è uno dei casi tipici in cui vediamo come l'esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione può incidere sulla sfera, di uno, sulla sfera patrimoniale di un presidente. Cittadino, cioè la, la legge consente addirittura che, no, che un cittadino possa essere espropriato di un proprio bene per finalità di pubblico interesse, questo è, una, è, è previsto nella nostra carta costituzionale, quindi ai massimi livelli del nostro ordinamento giuridico. Ecco, allora, da, da come è strutturata la domanda, mi pare di capire che. Ehm, non sia stata, cioè innanzitutto il nostro, il nostro telespettatore potrà sicuramente impugnare il decreto d'esproprio davanti al Tribunale amministrativo regionale, dove, dove può far valere alcuni visi. Da quello che mi par di capire dalla, dalla domanda... Non ha mai ricevuto esatto. la comunicazione del view del procedimento. Dice che... se non circa dieci anni fa, una lettera con cui veniva informato dell'approvazione del progetto. Ecco, no, della ma quella, quella, eh, quella comunicazione lì riguarda l'approvazione eh, del progetto, quindi la dichiarazione di pubblica utilità. Ma nel momento in cui il, eh, sul terreno probabilmente del, del, nostro, del nostro telespettatore è stato apposto un vincolo preordinato all'esproprio, è necessario che ci sia la comunicazione dell'avvio del procedimento. Se non c'è stata, questo è un, è un vizio che può essere fatto valere davanti al, davanti al Tribunale amministrativo regionale, a meno che non sia uno di quei casi in cui i soggetti da espropriare, visto che si tratta della, della realizzazione di una strada, sono talmente tanti che l'amministrazione non ha proceduto a singole comunicazioni di via del procedimento, ma si è avvalsa di quella facoltà consentita dalla legge di procedere con la pubblicazione tramite eh, l'affissione all'albo all pretorio della della comunicazione oppure su più quotidiani di tiratura locale o tiratura, o tiratura nazionale. E quindi in questo caso il nostro spettatore da casa non potrebbe opporre, ma io non, non potrebbe, lo sapevo. No, ecco, non potrebbe opporre, io non lo sapevo perché la pubblicazione è comporta la semplice pubblicazione fa sì che ci sia una presunzione di conoscenza in capo al destinatario come, come quando... citazione ignoranza legis non excusat no, <ride> ecco. esattamente perciò ritorniamo sempre al caso che in, questo, in questa circostanza è il nostro telespettatore che avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che eh, c'era un'espropriazione quindi questo per quanto riguarda magari i, i, i vizi del decreto di espropriazione anche se mi pare che lei abbia detto che ha ricevuto la comunicazione di, eh, Nel di, decreto di, viene quantificata un'indennità... Ma la comunicazione è di circa dieci anni fa. Dieci anni fa, ecco, con eh. una lettera in cui venivo informato dell'approvazione del progetto della Quindi, strada Quindi mi pare di capire che... Tra l'approvazione la della, della la dichiarazione di pubblica utilità con l'approvazione del progetto e l'emissione del decreto siano decorsi dieci anni. Di regola il decreto di esproprio deve essere emanato entro cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, quindi si potrebbe verificare anche eh, il caso in cui, in, in questa ipotesi, l'amministrazione sia decaduta dal potere di espropriare perché la dichiarazione di pubblica utilità è diventata ormai inefficace. Però bisognerebbe guardare la documentazione e vedere, per... e questo potrebbe essere un altro. Video da, da un, vizio forte, da. un vizio forte da far valere che potrebbe trovare l'accoglimento. Da far valere sempre al TAR. Sì. Ecco. Per quanto riguarda invece la il quantificare, la della quantificare probabilmente in un decreto desproprio ci sarà stata la determinazione in via provvisoria dell'indennità. Se il nostro telespettatore non, non si sente soddisfatto della quantificazione, ma che mi sembra effettivamente abbastanza esigua può eh, attivare, perché la legge glielo consente in determinati, mh, certi termini prescritti, un arbitrato eh, tramite la nomina di un proprio tecnico, l'amministrazione procederà alla nomina di un tecnico di fiducia e un altro verrà nominato dal presidente del tribunale eh, nel cui circondario ricade il comune. Allora si farà l'arbitrato che determinerà eh, l'indennità, farà, diciamo. farà una stima, infatti l'arbitrato si conclude con una relazione di stima. Se non si avvale della facoltà di procedere con l'arbitrato sarà poi la commissione provinciale a espropri, a, a fare la relazione di stima. Qualora non fosse condiviso anche l'ammontare determinato nelle relazioni di stima di questi organi, c'è un giudizio apposito che è l'opposizione alla stima. Entro 30 giorni dal deposito delle relazioni di stima, il nostro telespettatore potrà fare opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello eh, competente, che ha competenza funzionale la Corte d'Appello in, in questi casi, e potrà sicuramente trovare un maggior ristoro eh, per il proprio bene. Anche perché adesso, a fronte di una recente sentenza della Corte Costituzionale, i beni vanno indennizzati, soprattutto uh, le aree edificabili, non so se sia un'area edificabile, ma al valore venale, non più mh, mh, con un vecchio sistema che prevedeva sostanzialmente il dimezzamento della, dell del valore. Insomma. Ah beh, direi che il nostro amico da casa ha davvero parecchi appigli a cui aggrapparsi, io ringrazio davvero l'avvocato Giuseppe Scuglia a lei, grazie a lei e ai nostri telespettatori un cordiale saluto purtroppo il nostro appuntamento per oggi è terminato la rubrica l'avvocato risponde vi aspetta ogni settimana, voi inviateci le vostre mail a chiacchierecaffè-chiocciolatelechiara.it. come al solito le chiacchiere per oggi sono terminate, noi ci gustiamo il caffè e io vi do appuntamento domani, stessa ora, stesso canale alla prossima.